Fratelli Citra, questo è UDub, il mio canale dedicato al mondo del doppiaggio e dei doppiatori. Sono davvero felice perché con noi oggi c'è Pasquale Anselmo. Ciao, ciao a tutti, ciao Matteo, ciao, ciao a tutti. Ciao Pasquale, come stai? Bene, dai, stamattina è una bella giornata di sole, sembra estate. Prima di tutto, lascia che ti ringrazi di cuore. So che non ami apparire in video e quindi averti qui è un onore doppio. Sì, non amo apparire in video perché non so questo grande, insomma, questa grande bellezza, quindi risparmio agli altri la cosa di vedervi. Tu invece sei un bellissimo ragazzo. Anche tu invece sei un bellissimo doppiatore. Ex ragazzo, diciamo, diversamente ragazzo, diciamo. Grazie. Ho preparato una breve scheda che ripercorre un po' della tua carriera. Sì. Sei nato a Cosenza il 14 aprile del 1958. Hai doppiato attori come Nicolas Cage, Bob Odenkirk, Woody Harrelson, Jason Statham, Clark Gregg, Philip Seymour Hoffman, John Turturro, Vincent D'Onofrio, John Ortiz, Giancarlo Esposito e Dylan Smith e Robert Carlyle, e personaggi di animazione come Waylon Smithers nei Simpson, Tebaldo in Romeo e Giulietta, Grime in Amphibia, Skeletor in Masters of the Universe Revelation, Spider-Man Noir in Spider-Man Un Nuovo Universo, Lord Sorbet in Dragon Ball Z La Resurrezione di F, Rico il Pinguino e i Pinguini di Madagascar, e poi ancora Bobby in Animaniacs, Tenma in Astro Boy, Pepe nei Muppet, Ray Dark in Azumi Eleven e Cad Bane in Star Wars The Clone Wars. Doppiaggio, cinema, teatro, TV. Un attore a tutto tondo. Oggi vorremmo scoprire qualcosa in più su di te. Qual è il tuo percorso artistico? Allora, innanzitutto ammazza, ne sai più te di me che io. Cioè, tutte queste cose ho fatto bene, mi fa piacere. Sì, allora, il percorso artistico nasce in Calabria, a Cosenza, dove sono nato, dove da ragazzo, diciamo intorno ai 16 anni così, ho frequentato una compagnia di studenti, si chiamava Teatro Scuola, e lì ho cominciato a muovere i primi passi. Poi, piano piano, rendendomi conto che fosse questa la mia strada da percorrere nella vita, ho fatto il concorso, ho tentato il concorso all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica a Silvio D'Amico qua di Roma, l'ho vinto e dal 79 sono qui. Quindi sono un immigrato, diciamo, che è venuto in questa capitale a cercare la sua strada, il sogno italiano, non il sogno americano. E quindi da lì in poi dopo l'Accademia ho fatto molto teatro, dopo ho cominciato con le fiction, poi ho cominciato con il cinema e poi sono capitato al doppiaggio un po' per caso. E piano piano, sai, il doppiaggio ti coccola perché ti chiamano a casa, ti chiedono le disponibilità, non devi andare in giro a fare provini come si fa in teatro, in cinema. Oddio, in doppiaggio si fanno anche, ma è più un provino di aderenza vocale, cioè non è... E poi lì, come tu ben sai, c'è molta democrazia nel doppiaggio rispetto a teatro, fiction e cinema. Perché? Perché in fiction, in cinema, puoi essere anche raccomandato, perché alla fine, se non sai parlare, ti doppiamo, ma al doppiaggio non puoi raccomandare nessuno, perché se non parli, non doppi. È inutile che sei raccomandato da chi te pare, ma poi devi andare davanti al microfono e fare. Quindi, sai, la raccomandazione serve a niente. È giusto un mestiere di merito. Giusto. Chi sono stati i tuoi maestri? Ce n'è qualcuno di cui ci vuoi regalare un ricordo? Beh, guarda, in Accademia sicuramente un ricordo lo do al maestro Andrea Camilleri. Grandissimo regista, grandissimo scrittore, una persona veramente incredibile che mi ha insegnato molto. Poi un altro ricordo, anche un po' di nostalgia, diciamo, è quello con Monica Vitti,
perché venne a insegnare da noi, dopodiché fece una trasmissione in televisione su Rai 1 il sabato sera, dove ci invitò come ospiti, perché noi avevamo un gruppo teatrale di ragazzi usciti dall'Accademia. E poi, dopodiché, insomma, dopo poco si ammalò, quindi poi non la vedemmo più per anni, poi è mancata da poco. Quindi questo ricordo di tutte e due, insomma, mi sembra importante. Sì. Vorrei cominciare con Nicolas Cage, sicuramente l'attore che è doppiato più spesso in Con Air, Ghost Rider, Spirito di Vendetta, Nello di Johnny Blaze, Ghost Rider, Segnali al futuro, National Treasure, Il mistero delle pagine Guarda perdute, che Gabbiano. Matteo, sono 85, se li vuoi di tutti facciamo le due Sì, del pomeriggio. sono, Sono 85 i film. infatti io ho detto in tanti altri film. Sì, esatto. È un attore tra i più prolifici di Hollywood. Infatti, ad oggi compare già in più di 100 film. Di lui molti dicono che se non fosse il nipote di Francis Ford Coppola, probabilmente non lo lavorerebbe così tanto. Noi ti chiederemo, no, cioè non ti chiederemo cosa pensi di questa roba per non metterti in difficoltà. Che Allora, pensi di lui? no, io ne penso benissimo. Questa cosa che un po' circola nel mondo, un po' del doppiaggio, ma anche nel mondo delle persone normali, è una semileggenda, cioè il fatto che lui sia un cane assoluto e che io addirittura lo miglioro. Usciamo da questo equivoco. Io non miglioro nessuno. Nessun doppiatore migliora o peggiora un'interpretazione. Il doppiatore cerca di renderla il più possibile simile all'originale. Quindi, se qualcuno di voi, o cioè della gente, delle persone, mi stima e gli piaccio, diciamo. È perché comunque io seguo Nicolas Cage, cioè non è che io vado lì a fare di testa mia, adesso ecco, qui è stato un po' cane, adesso lo miglioro, no? Non funziona così. Noi siamo lì per rendere il più possibile oggettivamente la sua interpretazione. Poi attraverso una lingua diversa, che è quella italiana, quindi i suoni possono essere diversi, le voci possono essere diverse, ma noi cerchiamo di rendere un'interpretazione, cioè se lui piange, piange con lui, se lui ride, ride con lui. Quindi se io sono stato bravo a piangere, sono stato bravo a ridere, l'80% del merito è suo, questo è sicuro. E poi, voglio dire, è troppo svilente essere la voce di. Io sono un attore che interpreta dei ruoli, non sono la voce di nessuno. Poi, a parte il fatto che non esiste una carta scritta con la voce ufficiale di, come vedi nel mio curriculum o nei curricula di altri, compare anche Nicolas Cage, perché ogni tanto c'è qualcuno che lo fa. Non è che siamo in dittatura, allora passiamo tutti da Pasquale Zappello, c'è Nicolas Cage, passiamo tutti da Pasquale. No, non funziona così. Quindi io sono contentissimo e felicissimo della mia carriera, ma dei ruoli che interpreto. Per esempio, sono legatissimo a Better Call Saul, che sicuramente avrai preparato una domanda dopo, però cioè, sono legato ai ruoli, non sono legato agli attori. Mi sono spiegato? Sì, hai detto una cosa importante, molto giusto. Qual è il film in cui ti è piaciuto di più? Cage? Sì. Guarda, devo dire tanti, tanti perché dipende anche dai registi, cioè lui comunque ha lavorato con registi incredibili. Io ho fatto dei provini su di lui, nonostante lo avessi già doppiato una trentina di volte, perché alcuni registi importanti americani hanno voluto sentire dei provini su più persone. E io ho vinto quasi tutti questi provini, anzi tutti quelli che ho fatto, ma con registi tipo Scorsese, John Woo, Oliver Stone, insomma, voglio dire,
la crème della crème della crème della regia mondiale. E quindi ho ricevuto, non io personalmente, la società, ha ricevuto delle email in cui si diceva: scegliamo il signor Anselmo perché è il più giusto, lo dice anche Cage, che è stata una dichiarazione anche sua, anche se io non l'ho mai conosciuto, non so assolutamente a chi sia, insomma. Che cosa ti piace fare quando non lavori? Allora, quando non lavoro mi piace guardare moltissime serie, mi piace comunque occuparmi del mio lavoro, anche quando non lavoro, mi piace, è una Anche a me passione. mi piace guardare tantissime serie di tutti i generi. Anche a me, tantissime, ma non per sentire tanto il mio operato o quello di altri colleghi, proprio perché mi piace il genere, mi piace tutto quello che spettacolo. Poi delle volte mi faccio dei pomeriggi quando non lavoro di teatro, ho dei DVD di registi un po' del passato, oppure mi metto su Rai Play, dove c'è tutta la zona teatro anche in bianco e nero con Edoardo De Filippo, insomma mi vedo un po' di cose. E poi sono molto amante dello sport, che questo sì. Io gioco ancora a calciotto tutti i giovedì sera con un gruppo di doppiatori, Ah, e oltre a giocare guardo molto sport. Fra quelli che mi piacciono di più, vabbè, il calcio perché lo gioco da bambino, ma uno sport di cui sono appassionato è la pallacanestro, tantissimo. come l'NBA, ad esempio? NBA italiana, insomma, tutta la pallacanestro mi piace, anche gli europei che ci sono stati quest'anno, insomma, i mondiali, le Olimpiadi, mi piace Va bene. Tra i tanti a cui ha dato la voce c'è John Turturro. L'hai doppiato in Il Gran Lebowski nel ruolo di Jesus, in Una spia per caso e in tanti altri. Ma quello in cui lui ho apprezzato di più è stato in The Night Of. Cosa è successo quella notte? Nei panni dell'avvocato John Stone. Cosa ne pensi di Turturro? Ci parli un po' di lui? Sì, ne penso tutto il bene possibile. Grandissimo attore, caratterista, sempre molto. Io li chiamo quelli che hanno studiato la parte a casa, cioè che vengono quei compiti fatti, cioè quelli che arrivano sul set e sanno di cosa stanno parlando, costruiscono un personaggio, lo caratterizzano, lo fanno camminare, lo fanno respirare, lo fanno parlare in un modo diverso. Costruiscono dei ruoli. Lui è l'attore per eccellenza da questo punto di vista. Poi Eh sì. non è così, diciamo, una bellezza proprio come me, quindi mi sento proprio, cioè, molto incollato su di lui. Anzi, ti volevo segnalare, se già lo sai, che su la piattaforma Apple, mi pare, sì, su Apple c'è una serie con Turturro che ho fatto. L'ho doppiato da poco, che si chiama Scissione, e lo volevo segnalare a tutti, dov'è, lui è bravissimo, la serie è bellissima. Ok, Questa è una delle allora fatiche mi di segno Perfetto. sulle cose, sulle serie da vedere. Secondo te, come mai una serie così ben fatta come The Night Of non ha avuto una seconda stagione? Questi sono i misteri della vita, sai, è una serie pre-Covid. Quindi molto probabilmente poi quei 2 anni, sai, tanti prodotti, c'è stata una caccia alle streghe, no? Anche in America, se ti ricordi, all'inizio del Covid, c'era chi applicava delle cose, chi non le applicava, dei protocolli, loro erano indietro anche col protocollo per girare film. Noi siamo stati i primi ad avere un protocollo per girare i film in Italia. E quindi loro praticamente hanno stentato un po', e quindi alcune produzioni sono saltate completamente, cioè hanno detto proprio: no, vabbè, non si rifà, questa c'è il Covid, poi vedremo. Poi sono passati 2 anni, evidentemente no. Oppure noi non lo sappiamo, staranno girando e ci arriverà l'anno prossimo. Questo non te lo so dire. Io, no, come avrai capito, non sono sui social, non vado molto sul web a ricercare cose. Sono ancora un po' all'antica italiana, cioè se mi capita di sentire una notizia lo faccio volentieri, ma che mi sveglio la mattina alle 8 per andare a vedere cosa fa Nicolas Cage non mi interessa assolutamente. Infatti a me
i film, quando mi chiamano, mi arrivano dall'alto. Magari c'è gente che lo sa da 2 anni che deve uscire questo film. Eh? A me mi arriva il giorno prima, non mi interessa, è una proposta di un ruolo, la valuto e dico sì o no. Ti piace andare al cinema? Qual è il tuo genere preferito? Allora, mi piace andare al cinema tantissimo, ma ultimamente purtroppo mi stanno facendo passare la voglia. La gente mi parla dietro l'orecchio, cioè, mangiano. Sembra che stanno davanti alla televisione, raccontano le cose, che ha detto, chi è l'assassino, cioè, ad alta voce, quindi un po' mi disturba, però in linea di massima mi piace il cinema e mi piacciono i film, moltissimo i film europei, film soprattutto di sceneggiatura e di pochi effetti speciali. Non mi piace tutto il fantasy, supereroi, cioè, lo trovo come il western, cioè il buono, il cattivo, tutto bianco e nero, c'è cioè uno che vola e salva tutte le popolazioni mondiali, insomma, non ci siamo, sono più legato alla realtà. Buoni o cattivi? Chi preferisci doppiare? Ma sicuramente cattivi, perché amo interpretare come attore le cose più diverse da me. Io mi reputo una persona buonissima, per cui non so cosa sia la violenza, per cui mi piace esplorare un lato di me che non conosco. E siccome riesco abbastanza bene, cioè, vuol dire che questo lato, insomma, riesco ad esplorarlo bene. Pasquale, adesso ci spostiamo nel mondo del fantasy. Cala. No, perché ti dico, perché sei stato la voce di Bronn nel Trono di Spade, interpretato da Jerome Flynn. Come prima domanda ti chiedo, ti piace il genere fantasy? Però tu hai già risposto che non ti piace. No, 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 boh, adesso non esageriamo, non è che proprio lo cestino, io insomma ci sono stato nel mondo del fantasy e ci sono tuttora. Sai che sto doppiando la serie sul Signore Sì, degli Anelli, no? Quindi insomma ora dopo ci siamo ci sul. sono, ma poi anche Venom 2, insomma voglio dire, ci sguazzo un po', però sinceramente sono interpretazioni molto semplici, cioè, molto tagliate con l'accetta, cioè, hanno poche sfumature. Preferisco prodotti in cui posso esprimere più cose, no? Better Call Saul, posso esprimere sfumature, raffinatezze, cioè, posso esprimere tutto quel mondo di grigio che c'è fra bianco e nero. In queste cose qua, se sei cattivo, devi fare il cattivo. Non so come dire, se sei buono devi fare il buono, non c'è un attimo di, capito, cose che si incrociano. Sono un po' stante, ecco, per esempio Venom 2, Woody Harrelson, il cattivo per eccellenza. Ah, vieni qua, ti ammazzo. Sì, bello, carino, economicamente ben retribuito, se vuoi essere sincero, è inutile che si punta nel piatto in cui si mangia, ci mancherebbe altro. Sono un professionista e quando decido di fare una cosa la faccio bene, bene, benissimo. Almeno ci metto tutto, poi se viene bene o no, questo lo diranno gli altri. Io dico che ci metto tutto, il 100% di me stesso, ogni cosa che faccio. Poi sono bravo, bene, se non sono bravo, almeno sono onesto. Questo sì. E quindi la fantasy la vivo così tranquillamente. Adesso, per esempio, questa cosa del Signore degli Anelli mi è piaciuta moltissimo, perché c'era un direttore fantastico che è Verano. Francesco. Esatto. Ma abbiamo avuto difficoltà, come tutti i grandi prodotti della fantasy, perché sono oscurati. Quindi noi dobbiamo doppiare le bocche senza sapere molto di quello che accade. Ci dobbiamo fidare della parola del direttore, in questo caso il maestro Vairano. Cioè, però capisci, noi per salvaguardare la pirateria di un prodotto che non è nostro, noi siamo i primi a soffrirne quando dovremmo essere i primi ad essere agevolati, no? Perché noi rendiamo in lingua italiana una cosa che in lingua originale, ti assicuro, vedono in tre.
in Italia. Giusto. Come sai, le piattaforme hanno appena dichiarato che l'84% degli italiani vede cose doppiate. Quindi, insomma, mi pare che sia una percentuale schiacciante. E quindi devi favorire noi, non la pirateria, che qualcuno può copiare il mantello di Superman. Cioè, noi dobbiamo doppiare e rendere al massimo un prodotto che vale centinaia di milioni. E invece noi abbiamo tutto quasi oscurato, fuori fuoco, in bianco e nero, con numeri che salgono e scendono mentre c'è la scena, con strisce oblique che vanno su e giù. Quindi tu spiegami come fai a doppiare con tutte queste cose davanti. Allora ti affidi molto alla cuffia, ti affidi molto al suono, al sentire e a cercare di riprodurre alcune sensazioni. È difficile, non è un mestiere facile. Non è un mestiere facile. Infatti, il provino per cui hai faticato di più? Il provino per cui ho faticato di più? Beh, può essere Carlisle su Trainspotting. Ah, grande! Mentre sì, perché c'era quella scena gridata, fra le altre cose, sempre col maestro Vera. Il circolo si chiude. Sì. Provino, sì, abbastanza faticoso. Ah, anche scusami, un altro per cui ho faticato molto, ma non sono stato scelto, perché ci mancherebbe altro, le scelte artistiche sono sempre rispettabilissime, e ho faticato molto nel provino su Turturro nel nome della rosa, che poi ha fatto Angelo Maggi con grandissimo bravura, ma lì ho faticato veramente tanto, e guarda caso sempre col maestro Vairano, cioè, quindi siamo sempre là con chi fa il proprio mestiere seriamente, con chi ricerca intonazioni, con chi ti fa provare 4-5 volte, ti fa ascoltare le cose, con chi insomma si intende di questo mestiere. Sì. E poi ricorda di Matteo, questa è una cosa che saprai sicuramente, non sempre si può vincere, è una sconfitta, va presa normalmente come una vittoria, cioè, è una questione di gusti, di cose nella vita, è una questione di casualità. Quindi anche la sconfitta ben venga, non c'è nessun problema. Cioè, giusto, giusto. E invece, c'è stata una volta in cui dopo il provino hai pensato non mi prenderanno mai, e poi ti hanno preso? Sì. No, ti dico di più, però non ti dico il film, non te lo dico, però ti dirò di più, ci sono stati dei provini che io sono andato apposta per perderli, perché non mi piaceva il film, perché non mi piacevano le persone dietro, perché non le stimavo, ho detto vabbè adesso faccio 2 o 3 intonazioni che come minimo la gente salta sul divano. E poi il giorno dopo, guarda, è stato apprezzatissimo, io cominciavo a ridere come un pazzo. Non mi sono potuto levare 2 o 3 cose che volevo levarmi, poi le ho dovute fare. Però poi alla fine, insomma, ho bilanciato col rapporto economico, gli ho chiesto tanti soldi, me l'hanno pure dati, quindi ero pure, cioè, stavo pure su quella zona lì, nel senso, mo gliene chiedo talmente tanti che mi diranno, ah, figurati. Ma hanno chiesto solo un piccolo sconto, quindi proprio volevano me. E dopo i fantasy passiamo ai cinecomics. Tu infatti sei l'agente Coulson, sia al cinema che in TV, perché hai doppiato Clark Gregg nel ruolo dell'agente Coulson in Agents of S.H.I.E.L.D., nei 2 capitoli di Iron Man, Thor, Avengers e Captain Marvel. Ti piacciono i cinecomic? Fa parte di quel discorso sempre un po' di fantasy, no? No, no, comunque, voglio dire, Agent of S.H.I.E.L.D. era molto più umano, cioè nel senso molto più realista. Poi c'era la capacità, loro si travestivano ogni tanto, insomma, cercavano di essere altri, erano un po' alieni, un po' clonati. Quindi era bello comunque entrare e uscire dal personaggio. E poi questo tenente Coulson, cioè, mi ha dato delle soddisfazioni incredibili. Perché? Perché lui aveva fatto queste partecipazioni
che io ho fatto un po' per caso perché mi chiamò Guadagno, mi pare, sì, Marco. E ho fatto un po' per caso, fatta la prima, fatta la seconda, venni chiamato per la terza. Cioè. Dopodiché, a un certo punto, proprio in uno di questi film qua, lui muore e praticamente pare, così ho letto, ho sentito, so, così almeno mi hanno raccontato, pare che siano stati investiti da milioni di email che dicevano: ma perché deve morire? No, questo è un personaggio che non deve morire. E quindi da questo milioni di email nasce la serie Agent of Shield, in cui lui un po' resuscita, un po' è clonato, un po' non si capisce. E da lì in poi ne ha fatti, mi pare, 5-6 stagioni, adesso non mi ricordo. Insomma, quindi è stato un lavoro enorme grazie a questo attore, a questo personaggio che è stato, insomma, richiesto a viva voce. Quindi ne penso benissimo. Giusto. C'è una battuta di un film che ricordi a memoria e che ti andrebbe di recitarci? Guarda, ce n'è una sola perché tutti mi chiedono sempre cose di Cage, ma io non imparo niente a memoria, però una è bella perché l'ho imparata a memoria giusto per i fan, ma mi piace moltissimo, è una battuta di Conair, quando dice: mi fido solo di due persone al mondo, una di quelle sono io, l'altra non sei tu. Io Grande. lo dico sempre, la incido sempre sui telefonini degli amici, delle cose, eccetera, che vogliono che faccia delle dediche a loro amici o a fidanzati con una frase di Cage. Allora gli dico sempre. Quali sono le principali differenze tra un doppiatore, un attore di teatro, di cinema e di TV? Le principali differenze stanno nelle tecniche. Al doppiaggio si recita davanti a un microfono, fiction e cinema si recita davanti a una macchina da presa, teatro si recita davanti al pubblico dal vivo. Quindi tutta una serie di problematiche dettate proprio dal mezzo di comunicazione. Per esempio, in teatro la difficoltà maggiore è la salute, nel senso che devi fare 150 repliche dal vivo, quindi la difficoltà maggiore è non raffreddarti, non avere il naso chiuso, non avere la bronchite, queste cose così. In cinema, in fiction, c'è un problema perché giri il giorno dopo, ti prendi l'aspirina, però hai problemi con la macchina da presa, la faccia, l'espressione, devi essere molto più intenso e meno plateale, vedi? Vedi la faccia così, che è un po' da attore di teatro, no? Da attore di cinema la faccia è ferma, tutta l'espressione è ferma. La voce si abbassa perché il microfono ce l'hai qua e quindi diventa tutto molto più intimo, no? E nel doppiaggio è identico al cinema e alla fiction. Il metodo di lavorazione è uguale, si fa a pezzettini e poi si aggiunge, si monta, no? Solo che lì davanti c'è il microfono invece della macchina da presa. Se la macchina da presa ti legge negli occhi, il microfono ti legge tutto nello stomaco, rumori di stomaco, schiocchi di saliva. Noi la mattina alle 11 del primo turno, cominciamo alle 9, alle 11 facciamo pausa stomaco perché borbotta lo stomaco a tutti. E quindi ci dobbiamo fermare e mangiare una cosa. Quindi sono proprio cose fisiche, questo noi stiamo sempre in piedi, quindi le nostre malattie sono sempre legate a postura, colonna vertebrale, sordità perché abbiamo le cuffie, la vista perché devi mettere a fuoco sul copione e sullo schermo, sul copione e sullo schermo. Quindi queste sono le cose, un po' le malattie professionali. Cioè. Le cose che ci piacciono sentire. Come le cose? Come cosa dico, sono le cose che ci piace sentire. Sì, bene, bene, sono contento. Adesso passiamo ad un attore che interpreta uno dei titoli più visti del momento. Forse una delle serie più belle di sempre, ma che incredibilmente, anche agli Emmy Awards di quest'anno, non ha vinto nemmeno un premio. Vediamo se indovini di quale serie parlo.
Saul Goodman, giustizia celere per tutti. Bravissimo! Perché stiamo parlando di Better Call Saul, il prequel di Breaking Bad. Tu sei la voce di Saul Berenson, interpretato da Bob Odenkirk, ereditato dal compianto Gaetano Marcasia. Eredità pesante? No, eredità bellissima. Ah, È, diciamo, uno dei ruoli, se non il ruolo che mi ha dato maggiore soddisfazione, anche maggiore notorietà a livello di stima, più che altro, perché è vero che Cage è molto più famoso, questa serie è stata vista un po' da tutti, quindi insomma. Poi con questa serie ho preso il premio del doppiaggio come miglior attore di serie. Quindi insomma sono stato molto gratificato, molto gratificato. Sul fatto degli Emmy, non lo so, sai, i premi sono sempre un po' così. Comunque lui ne ha fatti sei stagioni, le prime stagioni è stato candidato, ha preso come miglior sceneggiatura, mi pare, come miglior regia, sai, i primi anni li ha presi, poi dopo, evidentemente, sai, sei stagioni, bisogna anche, non è che ogni stagione puoi premiare sempre la stessa cosa, se no diventa anche un po' monotona come cosa. Ma i premi, ricordati, nella vita, che i premi, oltre ad essere innanzitutto casuali, ma proprio casuali, sono spesso la divisione di alcune cose. Per esempio, c'è la giuria che dice, per noi vanno premiati, questi cinque film, metti a Cannes, no? Altra parte della giuria dice, ok, sti cinque però diciamo che sono soprattutto tre, gli altri due non è che ci piacciono molto. Allora arriviamo ad un compromesso. Tre li premiamo con una miglior regia, miglior film, cosa eccetera. E gli altri due gli diamo un altro premio, miglior attore non protagonista, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura, migliore direttore della fotografia, così. Tutti e cinque hanno un premio, però quelli più importanti sono i tre, capisci? Cioè, si dividono un po' le cose, quindi è casuale che tu magari sei il direttore della fotografia di quel quinto film e prendi un premio perché gli altri tre non che si, non siano bravi come te, ma sono stati già premiati con la miglior regia o col miglior film, capito? Quindi sono un po' delle divisioni, delle cose che si fanno, ma anche in Italia, pensate. Giusto, Ci certo. sono una serie di film candidati, allora poi si decide di darne uno a tutti. Allora, a quello che cosa gli do? Vabbè, gli attori non mi pare che siano stati bravissimi, diamogli la miglior fotografia. A quello che cosa gli do? Beh, gli attori sono stati bravi, diamogli i migliori attori. Ok, a quello mi pare che la regia sia molto più bella, diamogli i migliori registi. Però quei cinque sono sempre i cinque migliori dell'anno. Mi sono spiegato, cioè, Sì, stiamo parlando sempre di serie A, non è che stiamo parlando di serie B. no, hai detto una cosa giustissima, anzi. Come gli Oscar, no? Gli Oscar c'hai quei cinque film candidati e quei cinque, tutti e cinque meritano. Poi uno lo vince, gli altri vincono altre cose. È così che si fa. Provando a non fare spoiler, sei soddisfatto del finale? Scusami, ho perso la prima parte. Provando a non fare spoiler, sei soddisfatto del finale? Sì, tant'è, ma perché spoiler? Ormai è uscito da me. Sì, Ma no, figurati. magari qualcuno non l'ha visto. No, no, ma io non sto svelando nessun finale, sto dicendo se sono contento o no, sono contentissimo. Sì. Era il finale più giusto, secondo me. Sì, secondo me il finale è più giusto perché non si può ingannare lo spettatore sul farla franca, cioè non la puoi far franca tantissime cose che fai nella vita, se no uno pensa, ah, allora vedi, c'è riuscito lui, ci riesco anch'io, allora si può fare, non si può fare, quindi alla fine dei conti uno deve pagare, cioè deve fare una somma delle cose che deve pagare, delle cose che, di cui ha credito nella vita. Lui era in debito nei confronti della società e quindi era giusto col finale. Eh sì.
Odenkirk con questa serie ha dimostrato di essere davvero un incredibile attore. Che ne pensi di lui? Pensi che sia sottovalutato? Decisamente sì, sottovalutatissimo. Fa parte di quella schiera di caratteristi molto bravi che devono avere un'occasione nella vita. Lui l'ha avuta, ci ha creduto molto. Poi, se ci fai caso, nel corso delle stagioni, da interprete è diventato anche produttore, cioè ha preso i suoi guadagni e li ha reinvestiti perché era il protagonista assoluto di una cosa che ha avuto un grosso successo. Quindi dice: io ci credo, così ci guadagno anche dei soldi in più. Quindi ha messo tutto il suo cachet, i soldi che aveva, ed è diventato un produttore esecutivo anche lui. Sì. Ti piace la musica? Che cosa ascolti? Classica, mi piace la classica e ascolto quasi sempre Beethoven e mi piace anche molto l'opera lirica. Poi ascolto dappertutto la musica pop, rock, leggera, jazz. Qui avrò un 300 CD, insomma, ho un po' di musica da sentire, però in linea di massima adesso, oggi come oggi, alla mia veneranda età, mi piace moltissimo la musica classica e la musica operistica, insomma, mi piace andare al teatro dell'opera, mi piace andare all'auditorium a sentire i concerti e ogni anno mi ritaglio sempre dei pomeriggi o delle serate da dedicare alla musica. Mi piace molto dal vivo tantissimo, cioè che ne so, 100 maestri d'orchestra, violini, cosa, per me è... Canti o suoni qualche strumento? Cantavo quando ero ragazzo, avevo il famoso complessino negli anni 70, il famoso gruppo ce l'avevamo un po' tutti a quell'epoca, e suonavo, cioè avevo iniziato a suonare il sassofono, ma poi l'ho smesso quasi subito perché ho cominciato a fare teatro intorno ai 16 anni e mezzo. Un attore purtroppo scomparso troppo presto è Philip Seymour Hoffman. Lo è doppiato in molti film, tra cui Il talento di Mr. Ripley, Ritorno a Cold Mountain, Twister e gli ultimi tre capitoli di Hunger Games. Che ricordi hai di quest'attore? Fantastici, fantastici. Come dissi una volta in un'intervista quando morì, un attore che mi sorprendeva sempre, cioè, ogni volta che entravo in sala e cominciavo un film suo, dicevo: ma non è possibile, cioè, nell'ultimo era tutta un'altra persona, un altro modo di parlare, di respirare, di impostare la voce, di camminare. Personaggio strepitoso, però come succede sempre un po' ai geni, si è anche molto fragili, molto sensibili, no? Si hanno delle antenne superiori agli altri. E allora la sensibilità, da una parte, è una cosa meravigliosa, perché comunque l'animo umano è aperto verso gli altri, quindi è sensibile alla giustizia nel mondo, all'ingiustizia, a tutto quello che è violenza nel mondo, però nello stesso tempo si è sensibili anche a un'offesa, si è sensibili anche a un essere messo da parte, si è sensibili anche a una risposta sbagliata, si è sensibili su tutto, e allora lì le cose cominciano un po' a frenare perché. Insomma, che gli mancava, grandissimo attore, premiato, pluripremiato, ricco, insomma, come il giusto di essere gli attori internazionali di Hollywood. Spiegami perché è andato a fare quel gesto. C'è una spiegazione. È la vita, è un po' così. La sua sensibilità l'ha portato oltre. Pasquale, come definiresti la tua voce? Tu come la definiresti? Simpatica e felice. Sono d'accordo con te. Sono d'accordissimo con te. Ultima domanda prima di passare all'animazione. Parliamo di un picchiatore.
Jason Statham. Lui doppia Lira tua voce in The Italian Job, Chaos, In the Name of the King, Rughi il solitario, La rapina perfetta e Homefront. Questo attore è uno degli intrepidi di film d'animazione del momento. Secondo te ha anche delle abilità che non vengono a galla in questo genere di film? Guarda, innanzitutto non sapevo di averlo doppiato così tanto, pensavo molto meno, vabbè. Ma è un attore che non frequento ormai da tempo, mi pare sia diventato appannaggio di Francesco Prando, mi pare, insomma, altri colleghi, primi attori, no? È un attore che ho frequentato un po', è abbastanza immobile, devo dire, di fatto. È un bell'uomo, conta molto anche sul suo fisico, sulle sue capacità di arti marziali, di cose di questo genere, no? Però sì, insomma, mi sono divertito a doppiarlo, però insomma, non è un personaggio che frequento, non è un attore che frequento da molto. Saranno almeno 10 anni che non faccio più niente. La cosa più strana che ti è capitato di doppiare? Cosa più strana che mi è capitato di doppiare? Sì, un film che si chiama Beyond, scritto Beyond, sì. Dove io e Angela Baggi, grandissima doppiatrice, interpretiamo una coppia finlandese che è emigrata in Svezia. Quindi a un certo punto del film, siccome è la storia di una bambina viene in primo piano e dietro c'è una litigata fra marito e moglie, fra me e Angela, che è stata fatta in finlandese con una Tailo Koch, cioè una ragazza presa all'ambasciata finlandese, che è venuta in sala e lei ci leggeva come dovevamo dirlo e noi abbiamo cercato di copiare e in più ci abbiamo messo dentro l'interpretazione di due che litigano ubriachi perché erano due alcolizzati. Quindi questa scena, un paio di scene sono state in finlandese, sono state le cose più strane che ho fatto nella mia carriera. È appena uscito su Prime Video Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, dove tu doppi Dylan Smith, giusto? Sì, largo per la piede, sì. Che personaggio è il tuo? Da quello che ho visto, un buon diavolo, diciamo, un buon padre di famiglia, un personaggio semplicissimo, sempre un po' con la testa in aria, sempre molto sorridente. Mi è piaciuto molto interpretarlo, molto carino, anche perché Francesco mi ha chiesto di tenere dei registri alti e non di affondare con la mia voce che tu giudichi simpatica, ma insomma è abbastanza roca e bassa, e quindi mi ha sollecitato a tenere su la voce, quindi mi sono anche divertito a fare una cosa nuova. Hai scheletri nell'armadio? Che cosa ho? Dico, hai scheletri nell'armadio? Eh beh sì, come tutti, ci mancherebbe, ma non te li dirò mai, ci mancherebbe altro. Come promesso, siamo passati all'animazione e vorrei parlare di una delle mie serie preferite. Hai doppiato Grime in Amphibia, nel ruolo che è stato di Roberto Draghetti. Ti piace questa serie? E il tuo personaggio? Ci parli di lui? Guarda, questa è proprio una cosa alla quale non so rispondere, perché proprio perché ho sostituito Roberto, la cosa che mi interessava di più era la direttrice che è Eliana, che è una mia amica, insomma, compagna di un grandissimo doppiatore, che era Sergio Fiorentini, quindi insomma, voglio dire, la cosa che mi ha attirato è stata la sua direzione e il fatto che mi avessero chiesto un favore di sostituire il mio amico carissimo Roberto. Quindi non ti so dire assolutamente nient'altro, so che è uno, insomma, che parla,
niente di che, non so manco che cosa sia la serie e né mi sono informato. So solo che è finita, che è già una cosa. Perché i cartoni non li amo molto, sono molto difficili, sono sempre sopra le righe, bisogna fare molta fatica. Poi io, col mio tono di voce, mi fanno fare sempre un po' i cattivi, sempre un po' sforzati così, e quindi li rifiuto a priori. Poi ogni tanto qualcosa faccio. Come nei Muppet, ad esempio, sei sempre incavolato, no? Sì. Più che altro c'ho l'accento spagnolo, che quello mi fa ridere tantissimo. E poi con Pepe ho doppiato delle canzoni, quindi mi sono divertito tantissimo. Sono andato dal maestro, da Virginia Brancucci, e quindi abbiamo fatto delle sedute di canzoni a parte dal doppiaggio. Quindi mi sono divertito tanto con Pepe, mi diverto veramente tanto. Anch'io mi diverto perché è un mio personaggio preferito. Anche perché poi, sai, i Muppets non sono quotidiani come i Simpson, ogni tanto arriva qualcosa e si doppia. Per esempio, ci sono questi due special che ho fatto questo punto l'anno scorso, perché uno era per Halloween e l'altro era per Natale. Esatto, e quei due sono stati veramente eccezionali. Quello di Halloween ho cantato una canzone veramente bella, mi sono divertito come un pazzo. Ultima domanda sul mondo dell'animazione. Hai doppiato Waylon Smithers nei Simpson e Skeletor in Masters of the Universe Revelation, due personaggi molto diversi tra loro. Quali di questi due personaggi ti è piaciuto di più doppiare e perché? Qual è l'altro, scusami? Skeletor. E qual è? Lo Skeletor, il cattivo di He-Man. Ah, sì. Non Con la voce tipo mi così ricordo. che è tutto cattivo, una specie di mago tutto viola, blu. Sì. Bah, sai. Non lo so, ti ripeto, cioè, soffro molto a fare queste cose qui, quindi quando me le chiedono non vedo l'ora di entrare e uscire perché mi stanco molto, insomma, ci si stanca, anche perché sai, la giornata di un doppiatore è fatta di 3 turni, quindi magari tu la mattina alle 9 fai sto tipo di cartone e alle 4:30 fai Better Call Saul, quindi ci arrivi già con la voce stanca. Io quando faccio alcuni prodotti, quando doppio alcuni prodotti che io amo in particolare, se la prima vado a letto presto, li faccio mettere tutti di mattina, quando sono più fresco, non li faccio mettere mai alle 4:30 quando sono già stanco di mezza giornata di lavoro, capito? Sto molto attento alle mie interpretazioni, anche perché non essendo uno che ormai, insomma, pure in pensione, non sono più a 3 turni al giorno, decido quando lavorare, di solito lavoro 3 giorni a settimana. Voglio fare altro perché la vita è anche altro, non posso esaurirmi appresso al doppiaggio. Devo dire. Adesso, per esempio, sto scrivendo un audio racconto per un fatto che è avvenuto sotto la guerra nella mia città, Cosenza, quindi sto facendo altre cose. Il 25 settembre sono andato giù a Locri. Mi ha invitato la Regione Calabria a fare delle letture sulla Magna Grecia, quindi ho fatto dei pezzi delle tragedie greche, un pezzo di una commedia, insomma è Che stata una bellissima cosa. Quindi faccio altro, cerco di fare altro, e gioco a pallone il giovedì sera, quello è sempre. bravo, fai bene. Grazie. Cosa consiglieresti ai giovani che vogliono accostarsi al mondo del doppiaggio? Come rispondo sempre in modo provocatorio, di non farlo. Difficile perché stanno mettendo tanti di quei paletti, per cui non è importante solo studiare, quello è importante, ma è importante andare tutti i giorni in sala ad ascoltare, a vedere, e purtroppo non li fanno entrare, vuoi per la privacy, vuoi per il Covid, vuoi per una serie di problemi, allora questi ragazzi, cioè,
ruotano intorno a questi stabilimenti, li vedi, con molti sacrifici, non riescono a farsi sentire, a farsi giudicare, a dire: ok, ho studiato 2 anni, 3 anni, voglio avere un riscontro, no? Non riescono. Adesso ci stiamo mettendo tutti un po' di impegno, anche l'ANAB, per cercare di farli entrare, di farli vedere, perché sennò questo mestiere muore con noi. Ecco perché ai giovani gli dico di cambiare mestiere, ma in effetti è una provocazione. Gli dico di tenere duro e di studiare innanzitutto la prima cosa, l'addizione, cioè non vi presentate a nessun provino, a nessuna scuola, senza aver risolto prima i problemi di dizione. Dopodiché si comincia a lavorare sulla recitazione e il doppiaggio viene per ultimo. Il doppiaggio è un di più, no? Perché secondo me bisogna saper recitare, ma in più bisogna farlo appresso a uno che l'ha già fatto. Quindi la difficoltà è doppia. Non solo devi saper recitare, ma farlo appresso a uno che l'ha già fatto. Giusto. Ultimo lavoro ultimato di cui ci vuoi parlare? Ultimo lavoro ultimato? Sì, Alcuni non te lo posso dire nemmeno il titolo, non ti posso dire nemmeno che li ho doppiati, quindi fammi un'altra domanda. Se no, allora, c'è un personaggio tra quelli che hai doppiato che ti somiglia o a cui ti piacerebbe somigliare? ma uno che a quale mi piacerebbe assomigliare è una serie, insomma, è andata in onda tantissimo, ma di pochissime puntate non si è mai più rifatta. Non so se tu l'hai mai vista. Si chiama Il mio nome è Harry. My name is Harry. Ah, sì. Lì sono veramente legatissimo a Earl. Mi sarebbe piaciuto nella vita essere un gnoccolone come lui, strano. Sì, Karma, no? sì. Come. C'è un attore tra quelli che hai doppiato che non abbiamo menzionato, di cui ti piacerebbe parlarci? No, più che un attore mi piace parlare di un film che ti consiglio, mi raccomando che poi ti interrogo se l'hai visto o no. Il film si chiama Cyrano, Mon Amour, è la storia di come Edmond Rostand ha scritto Cyrano de Bergerac, e io lì interpreto il ruolo di un attore, anche abbastanza corpulento, di età, quindi non un giovane. E questo attore nella fiction, diciamo, è lo stesso che nella storia è stato il primo ad interpretare Cyrano de Bergerac. Quindi non solo doppio questo attore, ma all'interno del film, questo te lo posso spoilerare, recito anche dei pezzi di Cyrano de Bergerac, quindi un ritorno al teatro. L'interpretazione che penso, senza ombra di dubbio, di poter dire la mia migliore in assoluto, o meglio la mia preferita in assoluto. Va Perché è bene, una roba. allora mi segno anche questo come film da Si vedere. rinnamora amore, si rinnamora. Mi segno anche questo come film da vedere, dai. È su Amazon Prime. Ah, perfetto, perfetto. Allora, bravo. Se tu non fossi Pasquale Anselmo, chi o cosa avresti voluto essere? Sono indeciso fra un grande direttore d'orchestra e un grandissimo calciatore. Però diciamo più un grandissimo direttore d'orchestra. Caspita. Mi sarebbe piaciuto. Riccardo Muti, diciamo. Però, insomma, dai, ci ho già parlato con chi di dovere. Gli ho detto la prossima vita più alto e più ricco, se no sto dove sto, non mi interessa più. Già gliel'ho detto a lui. E lui mi ha risposto: vedremo. E tu hai mai incontrato invece uno degli attori che hai doppiato? No, ne ho incontrato uno di un film che ho fatto su un sindacalista polacco che è famosissimo, è uno di quelli che ha fatto cadere il muro di Berlino nel 89. E c'è stata una
un'anteprima qui a Roma ed è arrivato questo attore polacco che mi ha fatto i complimenti, mi ha stretto la mano. Non so, questo, ma tutti gli altri no, non ho mai. Con la voce di quale personaggio vorresti fare un saluto a tutti gli amici di UDub? No, un saluto agli amici di UDAB. Qui siamo in borghese, non siamo in divisa, quindi nessun tipo di personaggio, ma solo Pasquale Anselmo, che vi augura una buonissima giornata, un buon sabato, una bellissima giornata d'estate. Uscite, fatevi una passeggiata, mangiatevi una cosa all'aperto, state con gli amici, state con la famiglia, state con le persone che amate e state sempre un po' guardinghi perché c'è la guerra a due passi da casa. Insomma, già la gente non è che ragioni molto nel mondo, quindi cerchiamo di stare in pace, che è la prima cosa, in serenità. Poi ognuno col suo ruolo, il suo mestiere, chi più o meno bravo, chi voglio dire che se butta va benissimo lo stesso, cioè, non c'è nessun problema. L'importante è stare in pace e in serenità, la prima cosa che mi viene da dire, pace, pace, la prima parola, perché con la pace va poi tutto a posto. Poi c'è anche la salute, ci sono 2000 cose, è logico che se esci per strada e ti cade un vaso in testa e muori, cioè è inutile che stai a pace, la pace di tutto sarà la pace dei sensi, però voglio dire, la cosa che ci dobbiamo augurare è la pace, per stare tutti quanti in serenità. Giustissimo. Grazie Pasquale, della tua simpatia e disponibilità. Grazie a te, Matteo. Innanzitutto sei in gambissima, sei bravissimo, sei un conduttore, ammazza che sei, sei Grazie. elegantissimo. Poi, oh, non ti avevo mai visto, sei pure bello, insomma, sei proprio un attore, sei molto telegenico, sei Grazie. Grazie. un anchorman nato, va bene? Grazie, grazie Pasquale, grazie tantissimo. È il momento dei saluti finali. Spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta. A tutti gli amici di UDub, appuntamento alla prossima intervista. E mi raccomando, non dimenticatevi di mettere il like all'intervista e di iscrivervi tutti al mio canale YouTube. Siamo quasi a 1100 iscritti. Grazie, grazie, grazie a tutti. Ciao! Ciao! If there's any thought.